Ciao a tutti ragazzi, qua è Lassio e bentornati in un video di Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Global e Jump. Signori, dovrebbero aver annunciato finalmente i kit delle nuove LR e del nuovo Red Saiyan Gohan e Krillin, più le animazioni delle nuovissime LR che usciranno nella seconda parte dei KK. Quindi ci troviamo su Twitter per la prima volta, credo, sul canale porto anche Twitter, incredibile, ho un account Twitter ma non ci pubblico niente, quindi è giusto per vedere un pochettino le news e altro. E ci troviamo su Air Dokkan, che è uno dei quelli che pubblica subito roba e così via. Vediamo un pochettino subitissimo le animazioni, in teoria dovrebbero essere uscite, io ancora non le ho viste. Quindi vediamo un pochettino e cosa ne uscirà. Allora abbiamo prima di tutto questo artwork di Goku Vegeta che, va bene, dovrebbe essere in teoria mentre fanno la specie, non so se è tipo SSR o a turro o direttamente LR. Vediamo subito, questa è la nuova campagna, va benissimo. Poi abbiamo, qua abbiamo pure i moveset, diciamo, i kit dei personaggi che vedremo dopo. Nel frattempo adesso ci guardiamo il le specie, diciamo, le animazioni. Vediamo subitissimo. Qui abbiamo Krillin e Gohan, Red Saiyan, questi qua sono. Questi sono i Krillin e Gohan dell'evento di Roma, praticamente. La stessa animazione ci hanno dell'artwork, diciamo, dell'evento. Ok, nulla di incredibile. Questi sono Goku e Vegeta. Credo SSR questi, forse quando si pullano. Vediamo. Va bene, qua già lo sapevamo più o meno l'animazione, che comunque già l'avevamo vista nelle video che ci hanno fatto vedere. Ok, poi Vegeta finisce. E fin qui animazione tranquillissima. Questa credo sia l'entrance animation probabilmente. Forse tempo è qualcosina che non è mai special sicuramente. L'attico, forse potrebbe essere l'attico questo. Fanno così, la spa, sì, probabilmente l'attico. Quindi quello che abbiamo visto prima era la 12 forse. Questo invece non so, bisogna demolire al kit perché le meccaniche io ancora non l'ho letto, c'è qualcosa di particolare. E quindi questo è l'entrance o un revive, potrebbe essere. Questa pure già l'abbiamo visto da. Dal video che mi hanno fatto vedere, di promozione, diciamo. Però questa carina come animazione per il momento sono belle, mi piacciono, non mi dispiacciono. Questa invece non so cosa sia. Vediamo, se parte l'animazione da sigla la 24. Quale di prima in teoria forse la 24? Questa è un attimo. Ok, allora la prima animazione, questa è la 12. Poi c'è stata la 24, poi c'è stata quella di prima che era un attimo, un entrance, una revive. E poi questa credo sia l'active. Devo un pochettino leggermi il kit per capire un pochettino meglio. Sì, questa è l'active di fine. Di fine tutto, diciamo, ok. Ho capito. Vi faccio vedere un attimo. Questa è Krillin Gohan, vabbè, possiamo anche skippare. Questa è la 12. Da come ho capito. Fatemi sapere voi sotto i commenti se veramente ho sbagliato. Forse molto probabilmente. Però questa è la 12 fin qui perché parte l'animazione da tour. E quindi c'è la 12 qui. Va bene. Quindi con Vegeta. Poi abbiamo questa che è la 18 invece. E voi vedete parte l'animazione da LR. Ecco così è la 18. E va bene, pure questa non ci dispiace come, come animazioni sono belle, per carità. Rispetto al Goku Tech LR si doveva paragonare i due super e i due extreme, già mi piacciono di più questa. Questa sarà l'eventuale revive, ripeto, o qualche condizione per attivare qualcosa, non lo so. Va benissimo. E qui abbiamo una active, in teoria dovrebbe essere questa. Però questo già l'abbiamo mezza intravista nel video che ci avevano spoilerato. Che ripeto, questi sono gli artwork di Goku Tech e Goku Fisico. Solo che sono state reworkate per fare questa animazione, diciamo. E poi bello, Goku e Vegeta che cadono. Bello, Goku come sempre strafatto di tante cose. Va bene, per il momento non mi dispiace l'animazione, devo essere sincero, non mi dispiacciono. Poi vediamo invece Cooler, che io ancora non ho visto. Vediamo un po'. Questo è il Cooler, credo sia la 12 key questa. Sì, probabilmente.
pure questa già l'avevamo vista dal video spoiler, diciamo. Però questa è continua l'animazione, un quarto d'ora d'animazione. Non ci dispiace, ok. Questa credo sia la 18. Ok, la bella ginocchiata. Qua si vede che è malmena pesante sto cooler. Una bella supernova per non farci schifare. Perfetto. Poi qui abbiamo una qualche... Ah, nullifica gli attacchi, credo. Ah, ecco cos'era questa animazione. Io pensavo fosse un revive. Invece nullifica gli attacchi. Una special che non so se Ki Blast o... Credo sia una special fisica a sto punto. Però è nullifica pre-special forse. Non ho capito. Qua forse probabilmente si attiva la revive. Ok, figo che c'è il nullifico degli attacchi. Quindi probabilmente sarà un cooler da mettere primo slot. Da accompagnare al cooler LR nuovo. Tanta roba. Ok, revive, perfetto. Ok, qua dove muore cooler vengono tutta la gang di cooler, perché mi pare. Come si hanno fatto vedere dal video spoiler. E infatti. Ok, ok, diciamo che quasi tutte le meccaniche le avevano esplorate in quel video. Ma naturalmente non mi hanno fatto vedere di preciso tutte le animazioni. Ecco qua, tutta la gang di cura. Mamma mia, guarda, ti pushano tutta sta gente, che fai? Bella. Ok, adesso questa non so cosa sia, forse è una trasformazione, cioè? Tipo Giant, una cosa del genere. Ragazzi, io ancora non ho letto i kit, ma ce ne vanno a giocare i kit e tutto sarà più semplice da capire. Ok, è finito così, non, forse è inactive, non lo so. Ok, mi pare che sono finiti qua, ok, abbiamo pure i kit. Questa è una gif, ok. Allora, ma ci leggiamo pure i kit. Ok, signori, partiamo con il moveset del nuovo Gogon, del nuovo Gon Krillin Red Salmon. Allora, abbiamo una Lead Move Heroes, Ki più 3 HP attacca di 130. Non è malvagissima, va bene. Poi abbiamo una special che c'è un Resist Attack and Death per un turno, Supreme Damage, e poi non so se fa altro, ma non ce l'ho la fa legge. Vabbè, carino, Resist Attack and Death per un turno. Poi abbiamo nella passiva Attack and Death più 120, Additional Attack and Death più 50 quando ci sono due o più nemici, lancia un Additional Attack e ha media chance di essere una special. Buonissima questa. Poi Additional Attack and Death più 100 quando fa una special, quindi... Sto coso più special fa meglio è. Un additional attack def più 50 e fa un crit praticamente quando il personaggio attacca nel prossimo turno quando ha fatto 3 più attacchi in battaglia praticamente. Quindi ha crit garantito praticamente più performa un crit con 7 più orb prese. Quindi ha sempre crit, sto coso è bid add, signori, add sto coso è mostruoso. A tutti gli alleati un crit più 5% del move heroes category che attacca lo stesso turno per un massimo di 15%. Sto coso veramente forte, signori. Sembrano basse percentuale, però c'ha un 120 di base, un 50, beh, se ci sono doppi nemici difficile da attivare. Media chance di lanciare una special buildato in add, cioè può fare 3 special con 100% di crit perché 7 più orb. È un po' difficile da prendere, però si possono fare. Poi non per forza dovete prendere orb, perché c'è la passiva prima che si è lanciato 3 attacchi in battaglia, può fare un crit garantito. Più il 15% che si dà di base, più un eventuale ability che comunque un po' di crit glielo date. Signori, sto coso ho veramente tante robe. In realtà sto coso potreste buildare ad Eva, visto che prende, c'ha sempre crit sto coso. Bel personaggio, signori, veramente bel personaggio come Red Salmon. Non so quanti danni farà, è da provare. Sicuramente vedrete nei prossimi giorni anche il video dove andiamo a provare. Appena fanno il data download e avrò i personaggi a disposizione. Signori, bel personaggio, veramente non mi dispiace come Ressam. Ok, signori, adesso passiamo a Goku e Vegeta. Che non so, ok, allora Goku e Vegeta, da come ho potuto intravedere, ora vi faccio vedere a voi velocemente. C'ha doppia, c'ha la trasformazione, tipo, mettiamola così. Così dopo ci guardiamo anche il kit tra la trasformata. Allora, Goku e Vegeta ha come lead Giant Force, molto chiamata come cosa, già più o meno sì, ce l'aspettavamo. Ormu Virus, Ki più 3 HP attacca di 170, buono per chi non ha trovato il nuovo Goku. In realtà per chi non ha trovato Goku e Vegeta God, mettiamolo così. Però ci può mettere anche il nuovo Goku dentro. Ki più 3 HP attacca di 170, un additional HP attacca di 30 per se ci sono anche più 6, quindi solida lead da 200 divisa in due parti, a differenza di Goku Tech nuovo che ha 200. Può darsi che anche cooler nuovo abbia solo direttamente 200, questo non lo so. Nella 12 e nella 18 non ho visto, cioè...
Risi Attack and Death per un turno, Colossal Damage contro il nemico. Nella Ultra invece c'ha Risi Attack and Death per un turno, fa Mega Colossal Damage, ok, nulla di stacca all'infinito, queste cose qua. Poi abbiamo Ki più 3, Attack and Death 150, buono. Riduce danno ricevuto del 20%, buono. Un additional Ki più 1 per ogni orb presa, va benissimo. Lancia un additional attack che ha high chance di essere una special. Un additional damage reduction del 20% per 3 turni dall'inizio del turno, va bene, solita meccanica che all'inizio del turno sono tipo tank della Madonna e poi pian piano si vanno a scaricare. Una 10 attack def più 50 e media chance di performare un crit quando fa un ultra. Riceve un moral boost quando le condizioni sono rispettate. Beh, oddio, per il momento il personaggio è tanta roba. I primi turni, tanta roba il personaggio. Il primo slot ci può stare benissimamente, 40% di DR. Il tempo di, che ne so, mettete lui primo, fate boostare il Goku Tech nuovo come secondo. Che poi non so nemmeno se linkano bene tutto, anche se la vedo abbastanza difficile, non lo so, però credo che dovrebbero linkare abbastanza bene. Fate boostare un po' Goku Tech, si fa prendere quei 2-3 hit, poi lo mettete prima e lui lo mettete secondo, e fate così i primi turni, diciamo. Poi vediamo un pochettino post tutto questo le condizioni per trasformarlo, diciamo. Per trasformarlo deve fare, rientri in questa moral boost qua. Ah, c'ha l'over attack and death comunque nella special, vabbè, non ci interessa. Performa 3 o più super attack e riceve 7 o più attacchi in battaglia. Quindi sì, sto coso è da primo slot sicuramente 100-100. Appena ricevi 7 attacchi, 3 special non ci vuole tanto, anche perché c'ha high chance di tirare una special, tanta roba. Un high chance che è un raise attack and death per un turno, ricordo. Quindi più special fa sto coso, più danno andrà a fare. E ok, non mi dispiace quel personaggio. C'ha un 40% di DR che ti permette di tankare anche fasi abbastanza grosse, diciamo, anche un eventuale sell, anche se i primi 3 turni l'ho shottato, non serve nemmeno tankare, tipo. Vediamo un pochettino adesso, post trasformazione. Allora, questa è la versione, eccolo qua. Questa è post trasformazione, diciamo, tra virgolette, sono le stesse cose, solo che credo si tolgono i vestiti, forse. La lead rimane indifferente. Vediamo la passiva. Allora, la passiva è Ki più 2 attaccata 150 è rimasta identica. Riduce il danno stavolta del 30%. Un additional Ki più 2 invece di un Ki più 1, mi pare, per ogni orb presa. Lancia un additional attack che ha great chance di essere una special. Quindi mi pare che AIG dovrebbe essere maggiore di great, non mi ricordo a livello di percentuale. Comunque cambia questa qua. Poi abbiamo un additional attack and death più 50 e meno chance di fare un crit quando fa un ultra super attack, buono. Per farlo un crit quando usa l'active skill o quando i Ki sono 24. Ok, sto coso lo si builda ad... Sicuramente anche per velocizzare la trasformazione. Sì, ci sta come personaggio. Non è OP da fare schifo, secondo me. È forte, sicuramente è fortissimo. Tutto quello che volete. Però mi aspettavo che fosse OP. Voglio vedere un pochettino l'active. L'active si può attivare quando c'è un nemico contro, dall'inizio del turno in cui ha attaccato. Caso ultimate damage e stun il nemico per un turno. Va bene, un active da one shot, diciamo. Credo che, non so se è una ultimate come quella di piccolo. Quella là sarebbe tanta roba se fosse un ultimate come quella. Però, signori, bello forte. Le 12 e 18 sono rimaste indifferenti. Raise Attack and Death per un turno e fa Colossal Damage. Nella 18 c'ha Raise Attack and Death per un turno e Colossal Damage. E lo usa Attack and Death. Va bene, signori, come prima LR dal kit, molto forte, sicuramente molto buona. Da primo slot ci sta benissimo i primi turni e anche nei prossimi turni. Perché comunque un 30% di DR, anche se lui si buffa la Death post special, quindi è più da secondo che da primo. Per essere primo ci sta Goku Tech nuovo, non vi preoccupate. È veramente un bel personaggio. Non è rottissimo, anche perché abbiamo visto già dalla prima parte che i personaggi sono forti, sicuramente fortissimi. Ma non rotti in culo e tu dici, ok, sto coso one shot qualsiasi cosa, non può essere toccato, no. O fanno bene una cosa o fanno bene l'altra. Tipo Cooler Tech è forte. Cooler Tech. Goku Tech è fortissimo in difesa. In attacco, ok, che è pure buono, fa danni, ma non è alla pari di Cooler Tech, di STR, diciamo. Ormai ce l'ho con Cooler Tech. Che quello fa principalmente danni e a livello difensivo, se non ve fa special, non tanca chissà quanto. Ok, adesso ci leggiamo invece Cooler AGL, che io non ho capito che c'è una sorta di active, credo, quello della faccia sua. Allora, vediamo subitissimo. Partiamo con, come avevo detto, Wicked Bloodline, Ki più 3 HP Attack 200%, lead 200% senza condizioni, senza niente. Era abbastanza capibile come cosa, diciamo, abbastanza semplice. Io vedo che sto coso c'ha un fottio di roba. Adesso lo leggiamo con calma. La special l'hanno fatta vedere? Ciao, aspetta, aspetta. Resist Death per un turno. Va benissimo. Causa Colossal Damage, Critical Resist Attack. Massive Resist Attack.
End Resist Death per un turno, Mega Colossal Damage e Massive Lower Death. Massive Resist Attack è tanta roba. Peccato che sia solo per un turno, credo anche il Massive Resist Attack dovrebbe essere per un turno. Vabbè, mi aspettavo una sorta di Goku Tech stacca all'infinito. Mi piace sempre il saggio con stacca all'infinito. Si vede che se non c'è stacca all'infinito, tanca di Cristo, diciamo. Allora abbiamo: recupera il 10% HP all'inizio del turno quando gli HP sono 50% inferiore. Buono. Recupera un addizionale 10% di HP. Non ho capito, aspetta. Allora, lui recupera il 10% di HP all'inizio del turno. E se gli HP sono 50% inferiore, recupera un 10% aggiuntivo. Ok. Ok, buono, una sorta di Black Goku LR. Ci sta, ci sta. TP2 attack death più 130, buono. Additional death più 100%, più HP avete, maggiore sale boost. Queste cose a me non è che piacciono tantissimo, va bene. Un additional key più 1, massimo di 4, attack death più 15, massimo di 60, premio attacco ricevuto. Recupera 10% di HP alla fine del turno. Se ha ricevuto un attacco e recupera un addizionale 5% quando c'è un altro Metal Cooler nello stesso turno, diciamo, che attacca nello stesso turno. Great chance di nullificare una special o un armed, quindi quelle senza... quella con le mani, diciamo, che siano dirette verso il personaggio. Però, come vedete, non deve tirare special, perché mi pare, tipo la Gogeta Tech LR, che deve tirare prima la special per provare a nullificare. Qua invece, dove lo mettete... può nullificare, però non è garantito. Se l'avesse messo garantito era veramente OP sta cosa. Ritorna con HP full quando il personaggio va KO una volta. Ok, sto coso è sbroccatissimo sotto questo punto di vista. Non ha nessuna condizione per attivare il revive. Sto coso è da primo slot, signori, da... ma di Cristo proprio. Peccato che non c'ha DR. Sta cosa che non c'ha damage reduction. Non so quando raggiunge di stats, però è un pochettino me. Gli avessero dato prima sono 20-30% di DR. Era il personaggio da mettere primo, ma assolutamente. Sicuramente lo metterete primo rispetto a quello del settiere. Non che ci voglia tanto a mettere qualcuno primo rispetto a lui. Però mi aspettavo qualcosina di più tank ancora, non lo so. Vediamo un pochettino la revive. Intanto sia l'active che la revive, ok. L'active si può attivare dall'inizio del quinto turno, dall'inizio della battaglia, quando il personaggio riceve avuto 7 o più attacchi o dopo che la revive sia attivata. Grease attack temporaneamente, ultimate damage e recupera il 30% di HP. Sto coso praticamente vi fa tenere full vita. Sto coso, se si attiva full, ha un 10, 20, 30, 35. Prende ogni turno, recuperate quasi metà vita. Per farvi capire, naturalmente se ci sono tutte le condizioni rispettate. Tanta roba, più l'active che poi vi fa recuperare un altro 30%. Perma full vita, specialmente in una DD doppio 200%, non ve lo dico nemmeno. Bello, signori, bel personaggio, tanta roba. Io non ho visto come si chiama, però, sono curioso. Si chiama Metal Cooler, quindi non si può giocare con il Metal Cooler AGL. Perché pure lui mi pare si chiama... anzi, controllo un attimo e vi faccio sapere. Ok, signori, perfetto, la cazzata più grande del secolo. È scionezza ed è già ingiocabile. Perfetto, signori, perfetto. Come se nulla fosse successo, Come se hanno lo stesso nome, quindi non si possono giocare. Metal Cooler vecchio che ha ricevuto Nezza con questo qua. Non so il perché di sta cosa. Comunque, il vecchio Metal Cooler già è ingiocabile. Perfetto, cioè avete questo. Poi volevo vedere l'Acti. Ma l'Acti mi sa che non l'hanno fatta vedere. Ah no, l'Acti skill, ok, volevo vedere il revive, volevo dire. Col revive... Non vi dice qualche animazione. Vi dice solo che tornate full HP. Ok, pensavo fosse qualche cosa particolare. Va bene. Abbiamo visto, signori, personaggi, tanta roba. Sto cooler sembra veramente forte. Anche Goku Vegeta 9, per carità, non si schifano. Naturalmente vi ricordo che i banner escono il 15, mi pare, alle 5 del mattino. Ora non mi ricordo. Esce anche una nuova memory, giusto per... perché stiamo a mancanza di memory. E poi mi pare nient'altro. Signori, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi sotto nei commenti su chi volerete e chi pensate di incentrare le vostre stone. Anche perché uno è una Legendary. Uno è un Carnival, che è molto peggio di una Legendary. E l'altro in Dokkan Fest, sicuramente il mio consiglio, pullate da Goku Vegeta, da Goku Vegeta, sì. Che loro sono Dokkan Fest, mentre Cooler è il Carnival. Quindi, signori, vi ho fatto delle animazioni, vi ho fatto dei kit. Sapete voi adesso su chi pullare, se vi possono servire, o volete pullare ancora su Cooler e Goku. Sta a voi scegliere. Signori, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.